Ciao a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento di Degustato per voi. Oggi pomeriggio abbiamo ospite Chiara Giorleo, che già avete apprezzato e conosciuto durante 10 domande A, la nostra rubrica del giovedì. Quindi la vedo già collegata. Stasera ci parlerà di una chicca enologica nazionale, e quindi lascio la parola direttamente a Chiara. Ciao Chiara, benvenuta. Ti Ciao, ciao Ennio, buonasera a tutti. Benissimo, lascio la parola a te. benissimo, grazie. Allora, Ennio, come tu sai, stasera io vorrei presentare un vino bianco che ho apprezzato particolarmente nell'ultimo periodo, anche a seguito di alcuni di visite in cantina, ed è il pecorino biologico dell'azienda Feudo Antico, annata 2018. Nello specifico, e ha classificato come Tullum DOP, una denominazione che definisce i confini e i tratti della produzione di questo piccolo territorio in provincia di Chieti, quindi nel sud dell'Abruzzo. Io mi auguro che questa possa essere l'occasione non solo per scoprire un vino di particolare valore, come dicevo, ma anche un territorio, un'azienda naturalmente ed eventualmente uno stile, perché parliamo di un vino biologico. Magari trarremo insieme delle conclusioni alla fine. Ebbene. Possiamo dire certamente che il vino è un prodotto molto complesso perché è frutto di diversi fattori che vanno a combinarsi, a partire per esempio dal vitigno naturalmente o dai vitigni che vengono utilizzati, così come il territorio naturalmente nel quale questi vengono allevati e che andranno ad incidere direttamente sul risultato finale, così come gli interventi dell'azienda anche ed in particolare in cantina. Per cui io procederei un po' ad imbuto per andare poi a definire insieme i tratti di questa bottiglia che specificamente presentiamo stasera. In effetti stasera siamo evidentemente in Abruzzo, come dicevamo in apertura, una regione dell'Italia centrale che presenta però diversi territori. Con caratteristiche molto diverse a seconda che ci si sposti verso la costa, dove evidentemente avremo un clima mediterraneo temperato, con dei terreni con delle incursioni sabbiose. I terreni sabbiosi sono quelli che danno generalmente dei vini più leggeri, più freschi, oppure che ci si sposti verso l'interno e quindi verso gli Appennini, dove invece abbiamo un clima freddo. Molto freddo in alcuni casi e con dei terreni più caratterizzati da incursioni argillose o anche calcaree. Questo genere di terreni in genere ci dà poi dei vini molto più strutturati. Inoltre, in particolare, quando si pensa all'Abruzzo, si pensa immediatamente a Trebbiano, per quanto riguarda la produzione di bianchi, anche bianchi di una certa struttura, e al Montepulciano che ci darà dei vini rossi. Il Montepulciano d'Abruzzo è un vino molto popolare sia in Italia sia all'estero, ma è anche l'uva utilizzata per produrre il famoso Cerasolo d'Abruzzo, che è uno dei rosati più importanti in Italia. Però il quadro generale si sta evolvendo, nel senso che sia in Italia sia all'estero si va sempre di più alla ricerca di vitigni che siano autoctoni, strettamente correlati al territorio di origine, magari con delle radici molto antiche, e che per questo motivo ci daranno e ci doneranno dei vini assolutamente unici ed irripetibili anche a pochi chilometri di distanza. Questo sta accadendo anche in Abruzzo.
dove in alcuni specifici territori, in alcune specifiche denominazioni, si sta andando alla ricerca di quei vitigni che magari erano scomparsi, ad esempio perché poco produttivi, quindi poco convenienti in qualche modo, anche da un punto di vista proprio economico. E questo è quello che sta accadendo, ad esempio, nel sud della regione, nella provincia di Chieti e ancora più nello specifico in questa piccolissima denominazione, una vera chicca, una nicchia, che è la denominazione Tullum. E che proprio l'anno scorso, quindi da pochi mesi, nemmeno un anno, è stata promossa da Tullum DOP a DOCG, denominazione di origine controllata e garantita, che come sappiamo è il riconoscimento più importante per quanto riguarda la legislazione dei vini in Italia. Ed in effetti, se per i rossi la Tullum DOCG si basa ancora sul Montepulciano, vino simbolo di questa regione, per i bianchi invece lascia il Trebbiano per focalizzarsi su uve come ad esempio il Pecorino e la Passerina. Nel nostro caso specifico stasera degusteremo un Pecorino, come detto in apertura, un vitigno dal grande potenziale qualitativo, un vitigno che in effetti tende a dare dei vini di importante acidità, un vitigno che tende ad accumulare zuccheri e questo ci darà dei vini con un certo tenore alcolico, anche una certa struttura, un vitigno che tendenzialmente offre poi dei sentori nei vini che ne risultano di agrumi, ma anche poi spesso a seconda degli stili di frutti più esotici, così come note vegetali a tratti anche un po' balsamiche. Quindi un grande potenziale qualitativo, ma non solo. Il Pecorino è un'importante storia di successo in Italia ed è un vino simbolo di un rinnovamento, nel caso specifico anche proprio regionale, della regione Abruzzo, che troviamo però anche in altre regioni, come ad esempio nelle Marche. Nello specifico, noi andiamo a degustare stasera, come dicevamo, il Pecorino di questa denominazione, che è protagonista di questo rinnovamento di cui stiamo parlando e che è la Tullum, recentemente promossa, dicevamo, a DOCG. È protagonista di questa elezione, passatemi il termine, è proprio la Cantina Tollo. La Cantina Tollo è una cooperativa che nasce negli anni 60 che è un importante riferimento per tutto il territorio, soprattutto nel Chietino, non solo per i numeri e quindi per la produzione importante, ma perché è divenuta simbolo e promotrice di questa elevazione della denominazione da DOP a DOCG. Infatti oggi la cantina lavora su circa 3.000 ettari, che è un numero molto importante se pensiamo che in Italia la media di ettari di un'azienda autonoma è di circa 2, per darvi proprio un'idea di massima, e che quindi, grazie appunto al conferimento dei viticoltori che lavorano con la cooperativa, assorbe una percentuale importante della produzione della provincia di Chieti. Più specificamente, la Cantina Tollo oggi è un gruppo al quale appartiene l'azienda Feudo Antico. Ecco, Feudo Antico è l'azienda del gruppo che si occupa specificamente della produzione nell'ambito di questa denominazione di nicchia, cioè della Tullum o Terre Tollesi, che oggi
è una DOCG. Quindi che cosa stiamo bevendo? Grazie a tutti questi elementi, che cosa possiamo andare a definire il nostro vino? Nello specifico abbiamo un vigneto che si trova in bassa collina, circa 200 metri sul livello del mare. Le vigne hanno un'età di circa 20-25 anni, quindi sono vigne mature, che quindi hanno raggiunto un equilibrio produttivo importante, e abbiamo un terreno cosiddetto di medio impasto, e cioè una buona proporzione, un equilibrio tra quelle formazioni e composizioni sabbiose, argillose, con incursioni poi calcaree di cui parlavamo prima. In questo caso abbiamo una produzione di 100% pecorino. Questo lo specifico perché la denominazione consente l'utilizzo di una piccola percentuale di altre uve bianche, ma non è questo il caso. E questo pecorino viene prodotto con fermentazione spontanea in contenitori di acciaio e cemento, quindi non abbiamo l'utilizzo di legno, e non è filtrato. Avremo quindi un vino molto intenso nel colore, ma anche nel carattere, mi sento di dire. In effetti al naso propone dei sentori di erbette officinali, di lavanda, di mela golden, però al di là della complessità, quindi della numerosità di profumi che possiamo avvertire da una prima analisi olfattiva, quello che a me ha colpito di questo vino è la precisione di queste note e l'impatto. Un impatto che poi viene coerentemente ritrovato anche al palato. Al palato abbiamo un grandissimo equilibrio, un equilibrio tra l'acidità, una importante acidità che è tipica del vitigno, come abbiamo detto inizialmente con la presentazione del vitigno specifico, la materia, quindi la profondità di sorso, e anche una rotondità che viene supportata dalla carica alcolica, perché abbiamo in questo caso un vino di 13,5 gradi alcol, quindi un vino di presenza, un vino da cibo, un vino cosiddetto gastronomico, che chiama appunto l'abbinamento con il cibo. Quindi escluderei innanzitutto dei piatti delicati, degli antipasti leggeri, se vogliamo affrontare l'abbinamento cibo-vino in questo caso specifico. Mi vengono invece in mente delle fritture, per esempio, grazie a questa acidità, per lo stesso motivo dei formaggi grassi, come può essere la mozzarella di bufala, così come naturalmente dei piatti di pesce. Possiamo fare un abbinamento territoriale con il brodetto di pesce, però magari nella versione bianca, quindi senza pomodoro, un couscous a base di pesce, o tutti i nostri primi e secondi a base di pesce, piatti che siano di media struttura. Possiamo azzardare anche a dei piatti vegetariani, però che siano abbastanza ricchi, quindi anche delle minestre più ricche, un po' più elaborate, e anche dei secondi di carne, come può essere ad esempio il coniglio. Ora, in effetti, credo che abbiamo trattato, con una breve descrizione del vitigno, del territorio e parzialmente dell'azienda, un po' degli elementi diversi. Quindi abbiamo appreso probabilmente qualcosa in più su un vitigno, il pecorino, che non ha solo un valore qualitativo, Ennio, di un certo spessore, ma anche un valore simbolico. Abbiamo visto, assolutamente, sono d'accordo, da un punto di vista proprio di rinnovamento territoriale di alcune zone,
Abbiamo scoperto una denominazione, approfondito quantomeno una denominazione certamente meno nota, che quindi io consiglio e suggerisco di tenere d'occhio, soprattutto per degustare qualcosa di diverso, un vino che sicuramente ci ritroviamo davanti meno frequentemente. E poi certamente abbiamo affrontato un vino biologico. Ora, su questo aspetto naturalmente non basterebbero pochi minuti, è un argomento che meriterebbe un approfondimento a parte. Di cosa si tratta? Si tratta, quando si parla di biologico, di vino biologico, in effetti si fa sinteticamente riferimento all'esclusione di prodotti chimici per la produzione di quel vino, come pesticidi, fertilizzanti, no, in generale. E però purtroppo intorno a questo argomento c'è molta confusione, questo anche perché in effetti ci sono diverse certificazioni con dei disciplinari diversi anche a seconda delle zone produttive. Quindi, per esempio, alcuni pensano che vino biologico significhi vino senza solfiti. Questo, per esempio, è vero in California, non è vero in Italia, anche se la quantità massima di solfiti concessa nella produzione biologica è inferiore a quella dei cosiddetti vini convenzionali. Non solo, una confusione alimentata da nuove pratiche, ulteriori pratiche, come ad esempio la biodinamica, che è una vera e propria filosofia, in effetti, se non addirittura la tendenza più recente dei vini cosiddetti naturali. Per cui è un discorso molto ampio. Molto da approfondire, insomma, ma magari avremo un'altra occasione per, magari durante degustato per voi, andremo avanti e ne parleremo in modo più approfondito. L'importante è andare a verificare, ad informarci una volta che sull'etichetta leggiamo magari una di queste categorie, vino biologico, vino biodinamico e così via. Assolutamente sì. Io, Chiara, ho visto molto interesse, si sono collegati subito molti spettatori, ma soprattutto sei stata, come il tuo nome, molto chiara, quindi è un po' di parole, però effettivamente è proprio così. La DOP Tullum, credo che è sicuramente una DOCG, una DOP da seguire. L'Abruzzo io lo amo molto, ha dei vini che mi piacciono parecchio, quindi seguirò il tuo consiglio. Il pecorino è un vitigno che a me piace molto. Gli abbinamenti che hai suggerito, specialmente sulla frittura, poi io direi, anche visto che siamo vicini alle Marche, anche l'oliva alla scolana ce le potrei provare magari, e vediamo un po'. Sì, un chiarimento per evitare confusione è che questa denominazione è stata promossa a DOCG nel 2019. Nel nostro caso specifico abbiamo degustato un pecorino Tullum, ma del 2018, quindi precedente alla promozione. Ecco perché chiaramente sull'etichetta leggevamo Tullum DOP. Invece, certo, naturalmente dalla raccolta delle uve 2019 l'azienda potrà invece fregiarsi della DOCG anche in etichetta. Questo per evitare confusione. Comunque era in itinere, insomma, quindi stavano solo che aspettare il riconoscimento. Esatto. Chiara, io ti ringrazio tantissimo. Verio è olio vecchio, poi li sto postando, tu chiaramente sei impegnata nella discussione, li leggerai proprio con calma. Verio dice: condivido con Ennio, è sempre un piacere ascoltare Chiara, ma poi dopo ci stanno altre persone. Io ti ringrazio moltissimo, ricordo che ogni settimana faremo un breve appuntamento con Degustato per voi. Io ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro, alla tua famiglia, e ci vediamo presto. Grazie Ennio, grazie per l'attenzione. Un abbraccio, grazie tante, grazie.
Io vi ringrazio a tutti quanti, vi ricordo l'appuntamento per domani alle ore 19 con Stefano Pieri, direttamente da Rai 1, si definisce lo psicologo della strada, poi scopriremo il perché, e poi lunedì per Chef e Sommelier avremo ospite Simone Proietti Pesci, che è un noto chef internazionale umbro, e con lui faremo una bellissima chiacchierata e ci faremo dare anche qualche segreto di cucina, nonché l'ennesima, quella che noi aspettiamo tantissimo ogni settimana, ricetta gastronomica. Grazie a tutti quanti, complimenti ancora a Chiara, e buona serata a tutti quanti, ci vediamo domani, grazie a tutti.